questo nuovo video. Oggi, tralasciando l'argomento della tanto chiacchierata ultima amichevole Juventus-Atletico Madrid, che per fortuna non giocheremo laggiù, dove in questo momento, a discapito di persone che ne stanno lasciando la pelle, il buonsenso ha prevalso, oggi parliamo di una notizia di mercato che molti stanno tralasciando, ma ci riguarda particolarmente. Prima di cominciare con il video, provate a indovinare qui sotto nei commenti secondo voi di chi ho preso questa benedetta maglia. Voglio vedere se indovinate, perché la persona che lo farà una sola la seguirò. Seguitemi su Instagram perché domani nelle stories caricherò la risposta ufficiale. Quindi non perdetevi assolutamente tutto questo. Altra e ultima cosa, l'applicazione numero 10, la migliore per quanto riguarda il mondo del calcio. C'è una possibilità di vincere una maglia della vostra squadra del cuore. Per far sapere all'applicazione quale squadra ti fate, basta installarla e selezionare subito nei preferiti la vostra squadra che appunto ti fate, di cui vi piacerebbe avere una maglia. Se siete juventini e vi piace la maglia del Real Madrid, selezionate Real Madrid tra le squadre preferite all'inizio e il gioco è fatto. Poi, entro fine mese, sarete contattati se siete fortunati vincitori. Parliamo di questa notizia, di questa rosicata, per così dire. Torreira. No, non sto parlando di lui, anche se bisognerebbe un attimino citarlo. Giocatore classe 1996, giuro che non lo sapevo. Quando l'ho scoperto ci sono rimasto male, pensavo fosse un pochino più in là con gli anni. 26 anni, va per due sputi e una cingomma al Galatasaray. Giocatore che è stato il trascinatore numero uno della Fiorentina all'Europa, e scusatemi se è poco, mi dispiace quasi che sia andato laggiù. Già a quest'età, magari al giocatore sarà fornito un ingaggio importante che nessun'altra squadra di Serie A poteva offrire al ragazzo, però fa un po' dispiacere quando certi giocatori che comunque ti facevano brillare gli occhi ogni 7 giorni te lo andranno a fare sporadicamente su qualche post su Instagram, ci siamo capiti. Torreira, che comunque è un giocatore forse per corporatura simile ad Arthur, ma non per caratteristiche, un mastino, uno che fa filtro, no? Tra difesa e attacco, che conosce molto bene il campionato italiano, è un obiettivo quindi sfumato, se si poteva ridefinire un obiettivo, anche se finora al centrocampo della Juve. Diciamo che non ci possiamo sentire ancora così tranquilli da poter screditare ogni giocatore, anzi dovremmo osservarli tutti con occhi abbastanza sgranati. Detto questo, il nome che oggi andrò a citare, senza perdere troppo tempo, è il classe 2002, laterale sinistro, Destiny Udoji, che sta per andare al Tottenham per quello che è un pre-contratto che andrà a legare il giocatore dal 2023 al club londinese. Perché? Perché no? A voi spiegatemi cosa state facendo voi Juventus per permettere questo trasferimento. Io non ci posso credere, classe 2002, come se ci fosse la fila in questo reparto per i prossimi anni a seguire. Dai, chi punteremo il prossimo anno? Perché Alessandro va in scadenza e non vi azzardate a rinnovare il contratto, lo perdiamo a zero come abbiamo perso a zero gente migliore del laterale brasiliano, perché non si può definire terzino negli ultimi anni. E su questo penso che non ci possa essere discussione. Abbiamo visto Weindahl, che alla lunga mi aveva quasi fatto venire a noia. C'è solo Weindahl, no, è andato all'Ajax per 10 milioni ed era comunque interessante. Va bene, Tagliafico, classe 92, un profilo un pochino più esperto, va a Lione per 5 milioni. Magari non è che ha convinto così tanto. Jordi Alba, chi deve andare a prendere i prossimi anni? Fammi capire, 33 anni Jordi Alba, Acuña 31, Guerreiro 30... Quanti nomi rimangono esattamente per arrivare al prossimo anno a dire sì, qualcosa di diverso da quel tanto chiacchierato Emerson Palmieri che ogni estate circola attorno alla Juve? Udoji era un'occasione da prendere al volo e ti fa arrabbiare quando a soffiartelo proprio Paratici, perché sai che lui avrà fatto tante cavolate all'interno della Juve. Però era uno di quelli che, sai, se aveva il coraggio di investire quei soldi su Chiesa, ogni tanto qualche scommessa la vinceva. Certo, ne vinceva una su tre. Probabilmente non affonderemo il colpo Milinkovic, ergo, secondo me un po' di gruzzoletto di soldi ti rimane avanzato anche per la prossima sessione di mercato, perché magari saprai cogliere un'occasione grossa di cui magari puoi già cominciare a mettere mano, si sa, durante i mesi invernali o primaverili,
dove si firmano i preaccordi, lo dimostra insomma Rudy che era Real Madrid, che l'accordo ce l'aveva chissà da quanto tempo. E niente, ci arriva il Tottenham, prima di noi, che hanno preso appena Perisic sulla fascia. Programmazione, sapere che Perisic, per quanto ti possa firmare il biennale, che potrebbe alla lunga, insomma, andare incontro, no? Al ritiro, anche se ancora per un giocatore come Perisic non è un'opzione immaginabile per la prossima stagione, porca miseria, loro sanno già cosa fare l'anno dopo. Do solo un briciolo di lancio a favore, se l'avessero pensata così. Udoji non è un terzino, ma è un esterno di tutta fascia, cioè un giocatore che gioca leggermente più avanzato, come quell'idea che ho io nel vedere Kostic in campo da terzino, un'idea di adattarlo. Evidentemente la Juventus nell'analisi di Udoji non ci ha pensato, lo ritengono più un giocatore magari offensivo o non troppo difensivo da pensarlo in quel senso lì, e quindi di avere gli occhi per il futuro su altri giocatori. Ora, va bene che abbiamo preso Cambiaso, adesso va al Bologna, abbiamo anche Pellegrini che dal punto di vista insomma dell'età ti può garantire un futuro roseo, però ricordiamoci chiaro: siamo la Juve. In quel reparto Alexandro lo puoi andare a sostituire con chi vuoi, perché sicuramente di peggio non c'è, ma avrai un buco che ti lascerà 6 milioni di ingaggi lì. Udoji ti poteva far trasparire ancora più di Pellegrini, di Cambiaso, che ha il potenziale sulla lunga, su quella fascia. Un esterno anche fisico, come piacciono ai nostri dirigenti, alla nostra tifoseria media. Il giocatore anche bello, dotato di spalle, alto discretamente rispetto ai tappi, con tutto rispetto a Cunha, Guerreiro e Alves, non ce l'ho con i bassi, ma si sa che la Juventus ha un'altezza media che va oltre il 1,84 m in campo, quindi solo giocatori alti, fisici e possenti. Udoji, già a quell'età, parte da una base ottimale. Io rimango perché potrebbe andare via per una cifra poco superiore ai 20 milioni. Un preaccordo. L'Udinese quest'anno ti aveva fatto capire che Udoji non lo andava a vendere, perché loro, a differenza di Molina, credono che Udoji possa ancora fare meglio della stagione precedente e magari possa ancora salire più di prezzo. E poi stanno facendo il preaccordo col Tottenham. Io non ci posso credere, posso essere onesto, io non ci posso credere che possiamo arrivare a farci mancare un'occasione del genere. Un giocatore 2002, italiano, che gioca dall'Udinese e deve andare al Tottenham. Un altro italiano che va all'estero, perché in Italia non riusciamo a trovare spazio a questi ragazzi. Pazzesco! Io voglio sapere, vorrei avere la sfera di cristallo per sapere tra un anno chi abbiamo sulla fascia sinistra, perché se io mi immagino Emerson Palmieri, a me vengono i brividi. Ok? C'era questa occasione. È un investimento importante, poteva essere. Sì, piuttosto no che dire andiamo a buttare quei 20 milioni per un giocatore che mi può fare da collezionismo a centrocampo, un giocatore che si può integrare, visto che noi preferiamo comprarli i giocatori piuttosto che magari credere in Rovella, Fagioli. Quei soldi che risparmiavo su Paredes li buttavo su Udoji. Cioè, a me viene l'orticaria pensare che io posso pagare Paredes quanto il Tottenham pagherà Udoji, onestamente parlando, uno del 2002 e l'altro quasi del 92. Per un reparto dove non ti andrà né a fare il titolare, ma ti andrà a tappare un buco come giocatore davanti alla difesa. Mi potete calmare nei commenti? No, 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 non c'è qualcuno che mi calma nei commenti, perché non si può, non si può fondamentalmente. Destin Udoji era uno di quei 100 nomi fatti, uno dei 100 nomi fatti che stimavo, che speravo ci fosse la possibilità, non dico di prenderlo già quest'anno, ma di non lasciarlo andare a qualche altra squadra. Paratici da Bentancur Kulusevski, giocatori che non andavano bene ad Allegri, Paratici toglie, perché i giocatori su cui si può investire anche tanto, ma comunque si può provare a investire, soprattutto il coraggio di prendere 2 anni fa il 97 Chiesa a cifre incredibili per la Serie A, il 99 De Ligt, adesso, 3 anni dopo, il 2012, manca a farlo apposta, 3 anni dopo. Detto questo, non so come ne usciremo tra un anno su quella fascia sinistra, se ci inventeremo qualcosa, se Cambiaso diventerà il nuovo Zambrotta. C'è da sperare tanto. In quel caso, da serrare le mani, guardare il cielo e recitare tanti Ave Maria. Detto questo, stanno per tornare gli sfoghi. Non vedo l'ora. Prossima settimana, video della mia rosa del Fantacalcio, perché lunedì faremo l'asta, e video della mia classifica finale della Serie A, pronto a sparare altre stronzate.